tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda alcuni acquisti un po' profumosi e un po' diversi. Non è vero, sempre per quanto riguarda il make up. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è la collaborazione che ho fatto con Essentia. Ho richiesto qualche profumo per vedere se mi piace qualche profumazione oltre a quella che utilizzo io, e mi hanno mandato questo pacchettino dove ho ricevuto 4 profumi. Aspettate che ve li faccio vedere, che sono questi. Ho ricevuto 4 profumi e 4 campioncini. Devo dire che appena si apre la scatola, le profumazioni sono veramente, ti enebriano il nasuccio. Ho preso questi qua, 4 per quanto riguarda le ampolle e poi 4 profumi. Ovviamente, mamma mia, il profumo è pazzesco. La profumazione che si sente? Il mio preferito è questo, ed è il 653. Mi sono fatta aiutare dalla mia migliore amica perché lei di profumo se ne intende, e quindi ho voluto far partecipare lei. E ovviamente io, per quanto riguarda questi profumi e questo tipo di marca, questa marca Essentia, io devo ringraziare Antonella dei consigli di Antonella 2, perché è stata lei a farmi conoscere questa ditta per quanto riguarda profumi, perché lei è amante veramente di profumi. Infatti, se volete saperne qualcosa di più, se volete qualche recensione obiettiva proprio al 100%, guardate i suoi video, perché lei è amante di profumi e ne utilizza tantissimo e ne scopre sempre tanti. Infatti lei mi ha fatto venire questa voglia e questa passione per quanto riguarda i profumi, perché veramente io ero molto lineare come profumazione, me ne piaceva uno soltanto e quello era. Invece tramite i suoi video mi ha fatto capire che anche in base anche tipo che so anche le temperature, oppure in base anche all'abbigliamento che si ha, si deve utilizzare anche un profumo diverso proprio per variare e far sì che il profumo parli di te in particolare. Quindi se volete saperne qualcosa in più per quanto riguarda i profumi di Essentia oppure di altre marche, perché lei acquista anche Lidl o da altre parti, vi mando il link del suo canale giù nell'info box, e quindi andate a vedere i suoi video, perché vi farà dall'A alla Z la descrizione di ogni profumo. Io non sono brava come lei e anche come Fabiana, perché anche Fabiana è pazza di profumi. Allora, io non riesco a dirvi tanto per quanto riguarda questi profumi, perché sinceramente ho preso ovviamente dei dupe per quanto riguarda le marche più prestigiose. Non vi so dire le profumazioni, cioè già si sentono le profumazioni, si sentono anche così. Ovviamente le utilizzerò, mamma mia, le profumazioni sono fantastiche. Ovviamente li utilizzerò e vi farò poi un video a parte dove almeno vi posso dire la durata e tutto di questi profumi. Vedete, le confezioni sono... Questo è quello che mi piace di più, lo 092. Mamma mia, che profumo, bellissimo. Allora, possiamo fare una cosa. Io vi posso mettere nell'info box le profumazioni che equivalgono ai nomi che vi do. Oddio, i pelucchi. Ho fatto la foto. Ho fatto la foto sopra il tappetino. Quello. Ma questo mi piace pure. Ho fatto la foto sopra il tappetino con i peli. Ovviamente, sì, tutto il pacchetto è fatto di peli. Mamma mia, i profumi sono fantastici. Io ovviamente li devo provare per vedere se mi piacciono oppure no. Allora, ovviamente ho preso 2 orientali e 2 floreali per provare, e poi ho preso gli altri che vi ho fatto vedere poco fa, queste qui nelle ampolle. Quindi vi farò sapere se mi piacciono, sia per quanto riguarda queste ampolle piccoline e sia per quanto riguarda i 4 profumi, quelli grandi. Già dalla confezione si sente un profumo pazzesco, quindi voglio verificare se questo profumo persiste oppure no. Quindi questo vi farò sapere. Seguite su Instagram e anche qui su YouTube, perché vi farò anche la recensione per quanto riguarda questi profumi. Poi
Sono stata, ho fatto un ordine da Bio Boutique La Rosa Canina, questo qui, Bio Boutique La Rosa Canina, e ho preso delle cose. Guardando il video di Giulia Cova e anche la presentazione che ha fatto su Instagram, e poi guardando anche Liquors Beauty, quindi Luca, ho deciso di fare un acquisto un po' pazzo, perché ho preso in questa confezione, perché mi è arrivata qui, ho preso la Skin Realist di Nabla. Ho deciso di prenderla perché ne parlano tutti bene. Loro hanno specificato che è per una pelle matura, quindi come la mia, e anche secca, quindi come la mia. E quindi ho deciso di prenderla. Ha 48 ml di prodotto e dicono che è molto idratante, lo utilizzano tantissimo e quindi lo voglio provare. E ho deciso di prenderlo. Alcuni consigliavano la Light, che sarebbe questo. Guardate il mio colorito con la Light. Sinceramente ho chiesto a Giulia Cova mentre stava facendo la diretta che io avevo preso la Light, ma mi sembra scura, e lei mi ha consigliato, infatti anche lei lo utilizza, di miscelarlo con la 1, e quindi ho dovuto poi fare un acquisto qui nel paese più vicino a casa mia. Ho deciso di prendere la Fair, e quindi ho preso la Fair, così o li miscelo o ne utilizzo uno, anche se la Fair mi sembra ottima per quanto riguarda il mio colorito. Quindi dovete sempre capire che colorazione dovete prendere. Io sinceramente ho preso tutte e due perché ho intenzione di utilizzarli, e se per caso, che adesso il mondo no, se per caso mi abbronzo utilizzerò come si chiama? La Light. Comunque, queste sono le colorazioni. Questa è la Fair e questa è la Light. Non so come farvele vedere, vedete? Questi. Questa è Fair e questa è Light. Ovviamente, in base anche al colore della mia pelle, vedete che è molto scuro per quanto riguarda questa, ma è ottima questa. Però io spero anche di miscelarle, quindi di abbronzarmi leggermente, e quindi le utilizzerò. Ovviamente, mentre facevo l'ordine, visto che c'era lo sconto di Liquors Beauty, perché l'ho fatto tramite il suo sconto, ho deciso di prendere anche la palettina, questa qui di Nabla, che è questa, che era quella che mi piaceva di più tra tutte e due, e in vari siti era sempre sold out e quindi non l'ho potuta prendere. Questa è la Miami Lights. E sinceramente era quella che mi interessava di più delle due, l'altra non mi piaceva tanto e quindi non l'ho voluta prendere. Ed è questa, con dei bellissimi, 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 bellissimi colori. Sono dei pigmenti pressati ed è fantastico proprio il pack e anche i prodotti. Devo dire che è molto, molto bella. Si vedono? Ecco qua, questi sono i prodotti. Non li swatcho perché ho toccato i detersivi e tutto, non li voglio sporcare. E quindi ho preso questa. Poi, mentre c'era, ho visto che c'erano dei prodotti scontati, e come un'appassionata come me delle spugnette, c'era scontata la spugnetta di Mesaud, e quindi l'ho voluta prendere, ed è questa qui. Quindi, quando sono stata a Catania per acquistare il fondotinta, la spugnetta non c'era e quindi non l'ho potuta prendere. Invece adesso era scontata e quindi l'ho presa. Quindi se volete provarlo su Bio Boutique La Rosa Conina ci sono degli sconti più il codice di Liquors Beauty, e mi è venuta una cavolata. Poi vi metterò i prezzi giù nell'info box. Poi ho preso un burro cacao. Io sono amante di burro cacao, quindi ne dovevo comprare un'altra, e ho preso quello dei Provenzali bio, ed è alla rosa moscheta. Io ho utilizzato altri prodotti per quanto riguarda la rosa moscheta, mi sono trovata bene e sinceramente l'ho voluto prendere. Io volevo prendere anche lo scrub labbra che ha fatto vedere Antonella, ma non l'ho trovato sinceramente, quindi ho preso solo questo. Non l'ho utilizzato perché sto finendo altri burri ovviamente. E loro mi hanno mandato questi campioncini, nemmeno Sephora te li manda con ordine di 100 e passa euro, e mi hanno mandato il foundation, quindi il fondotinta sublime di Puro Bio, che è questo. Poi mi hanno mandato un profumo in crema antiossidante collo e décolleté di questa marca qua. E
Poi il Miglio Plus shampoo di Ortica, con Ortica, no, con Ortica, scusate, con Ortica. Capelli sensibili, sensitivi e iris. Questo qui. Poi, mentre ero a Scordia a prendere il prodotto che vi ho detto poco fa di Nabla, sono passata in un negozio dove vendono articoli per la casa e ho scoperto che avevano Astra, quindi il radar mio è uscito fuori perché volevo acquistare queste due palettine che volevo fare sinceramente l'ordine, però l'ordine, ero indecisa se prendere la 1 o la 2, la 1 e la 2, la 1 e la 2, ho preso la 1 e la 2. Allora, se avete visto il video delle Makeup Angels, ve lo linkerò qua sopra, avete visto che io ho nominato la palettina di Astra che mi piaceva tantissimo, è quella Move, e volevo prendere o la 1 o la 2 perché mi piacevano tantissimo, ma non avendola di presenza non sapevo se mi poteva piacere la prima o la seconda. E quindi, visto che ero in questo magazzino dove vendevano detersivi, ho visto che c'avevano Astra, e quindi che fa, non li prendi? E l'ho presi. Le ho guardate tutte e due, mi hanno, diciamo, colpito tutte e due, quindi le ho prese. Ho preso sia la dove è scritto la Peach Romance, che è la 01, ed è questa. Vediamo, sì. Ho preso la Peach, che è la 01, ed è questa qua, dove ha questi colori molto molto, diciamo, tenui. E poi, visto che mi è piaciuta anche questa, ho preso la 02, che è la Pink Romance, e io ho la Move, che è la 03, ed è questa qui. E quindi l'ho volute prendere tutte e due. Mi hanno, diciamo, colpito tutte e due. Ho detto, vabbè, per il prezzo che hanno, 6 euro e qualcosa, ho deciso di prenderle tutte e due. A me piacciono, sapete tutti che le polveri di Astra mi piacciono tantissime, quindi ero molto confusa se scegliere una o l'altra, e quindi in base al prezzo le ho scelte tutte e due. Mi piacevano e quindi le ho prese. Io avevo paura nel fare l'ordine perché non sapevo se mi poteva piacere oppure no. Invece ho visto che erano molto molto belle. Per quanto riguarda questo negozio, si trova a Scordia. Esattamente adesso non mi ricordo la via e tutto. In caso ve lo metterò giù nell'info box, perché vi metterò la via. Se siete di Paragonia e dintorni e volete acquistare Astra, potete andare benissimo da questo negozio dove vendono anche detersivi per la casa e prendere Astra perché vi viene a portata di mano. Invece, per quanto riguarda lo skin di Nabla, io l'ho preso sempre in una profumeria a Scordia, che è una bioprofumeria. L'ho preso lì proprio perché, avendo fatto l'ordine con la colorazione 02, e dovevo prendere la 01 per non fare un altro ordine e pagare le spese di spedizione, sono andata a Scordia perché dovevo andare a vedere se aveva Astra, e quindi ho fatto questa cappatina e mi sono presa delle cose. Niente, questo è tutto per quanto riguarda i miei acquisti belli profumosi. Ditemi cosa ne pensate. Se avete utilizzato questo tipo di profumo di Essentia, mettetemi un commentino e ditemi cosa ne pensate, se c'è qualche profumo da consigliarmi, ovviamente. Niente, vi aspetto giù nei commenti. Vi raccomando, siete in tanti perché mi piace leggere i vostri commenti e soprattutto mi piace quando mi date dei consigli. Io li accetto molto, ma molto, ma molto volentieri. Niente, per quanto riguarda questo video è tutto. Io vi mando un grandissimo bacio e, come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!